Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod Vita da Gangster, siamo sempre qua nelle belle di Scampia. Come avete visto nel video precedente abbiamo avviato gli affari e non è passato neanche un giorno, neanche 24 ore, abbiamo totalizzato la bellezza di 1 milione di dollari, stiamo viaggiando veramente veloci, è assurdo ragazzi, non mi aspettavo un guadagno così, ma oramai ha preso la nominata la base, tutti quanti stanno venendo qua. Ha aperto ragazzi veramente 24 ore su 24, non c'è stop, gente che va e viene, gente che compra, facciamo veramente soldi proprio a non finire. E per festeggiare ho deciso di comprare un'auto nuova che avete già visto nella foto del video e sto parlando di un Alfa Romeo Stelvio versione tuning ignorante, tamarrissima ragazzi a non finire, tutta arancione con i LED arancioni. Impianto audio, subwoofer, bassissima, cerchi lega particolari. Adesso ve la farò vedere. Poi da là andiamo in un raduno appunto per festeggiare questo milione, quindi con persone fidate. Perché faccio questo, ragazzi? Perché è inutile che sto qua. È inutile che sto qua perché comunque non è che ho pagato per sfizio le vedette devono fare il lavoro che non posso fare io, quindi loro stanno bene qua. Loro sorvegliano, loro si assicurano che la base è pulita, non ci sono problemi, non c'è polizia e come vedete qua è un via vai continuo. A tutte le ore, ragazzi, a tutte le ore c'è la fila. Soldi, soldi, soldi. Stanno entrando tantissimi soldi che veramente non sappiamo più che fare. Secondo me a momenti, ragazzi, dobbiamo solamente pesarli e capire 1 milione di dollari quanto pesa, perché contarli è difficilissimo. Sì, ok, possiamo comprarci, come dire, la macchina che conta i soldi, però so così tanti ragazzi che non basta veramente. Guardate qua quanta gente che va e viene, lo state vedendo voi con i vostri occhi, non sto mentendo ragazzi. Qua vedete, là ci sono i pali, le vedette, pure qua, pure sui palazzi, sulle finestre fuori, quindi è inutile che stiamo pure noi. Noi ci andiamo a divertire, essendo boss, il boss non deve fare niente ragazzi, si deve spendere i soldi, si deve godere la vita finché poi, finché può. Perché potrebbe succedere qualunque cosa, lo possono arrestare, lo possono ammazzare. Innanzitutto andiamo a ritirare la Stelvio. Qua stanno bene. Perfetto ragazzi, al punto qua siamo col T-Max proprio azzeccatissimo. Vabbè, qua è tutto a posto, vedete vedette, subvedette, ragazzi, veramente, veramente. C'è veramente tutto controllato, pure se non li vedete, ma sono le persone sui palazzi qua che stanno sorvegliando, quindi problemi non me ne faccio. Soldi veramente, ma veramente ragazzi, con la pala, proprio così, dobbiamo dirlo così, proprio soldi con la pala, ma tanti, tanti, cioè, neanche a group ne facevo così tanti. Il T-Max ragazzi non perdona, e chi se lo ricordava così? Vai, tiriamo un po', ritiriamo questa Stelvio, l'ho fatta lasciare in un vicoletto appunto perché non mi posso muovere, non posso andare nelle officine, siamo comunque ricercati ragazzi, questa qua è l'unica ora del giorno dove posso uscire perché sono tipo mezzanotte, quindi bene o male, non siamo sicuri. I poliziotti ci sono e non ci sono, sono occupati, caffettucce, quindi bene o male possiamo circolare. Però ragazzi, cioè, sicuro è solo la morte, come si dice, no? Quindi potrebbe succedere di tutto. Comunque, preparatevi. Siamo arrivati, ragazzi, adesso vediamo il mostro. Come, forse come rendere bella o come rovinare un Alfa Romeo Stelvio, non lo so ragazzi, però a parer mio nel gioco qua, nella missione di Franklin gangster americano è top come creazione, capito? Allora fatemi un attimo vedere dove sta ragazzi, in uno di questi vicoletti mi hanno detto, ma non mi ricordo. E si spaventano, sentono i botti. Perfetto ragazzi, siamo arrivati. New Alfa Romeo Stelvio, ragazzi, qua i like devono proprio esplodere, cioè, non lo so, perché per me è bella, per me è bella. Allora, innanzitutto, ragazzi, cioè, no, aspettate, aspettate, fatemi prendere la torcia sotto la sella, qua sotto il sedile. Ok, ragazzi, qua io non so di cosa stiamo parlando, non so di cosa vogliamo parlare, ragazzi, guardate qua, Alfa Romeo Stelvio alta così. Alta così da terra, ragazzi. Quindi cerchi cambiati. Guardate qua che cerchioni, ragazzi, splendenti. Guardate quanto è bassa, non si capisce più niente qua dietro. Abbiamo un impianto, ragazzi, che è solo questo.
Ve lo giuro, solo questo mi è costato, mi sembra, 15.000 dollari. 15.000 dollari solo di impianto, ragazzi. Adesso aprirò il cofano e vi farò vedere. Che poi, tra l'altro, è una versione Q4 quadrifoglio verde. Bella, 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 ragazzi. Bella, bella, bella. Mi sono fatto questo regalo appunto per festeggiare, diciamo, il milioncino, capito? Perché è così. Perfetto, mettiamolo in moto. Vai, Franklin. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Madonna mia ragazzi, madonna mia, di cosa vogliamo parlare? Allora, all'interno resto uguale, c'è niente di che, comunque non ho avuto cambiamenti ragazzi. Scocchetti ce li ha, ok, sì. Adesso si apre il co... Ragazzi, 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 ora ditemi voi se non fa paura qua dentro. Guardate qua ragazzi, che cassone, guardate qua che casse. Mamma mia ragazzi, adesso le andiamo subito a provare perché diciamo io ho chiesto una creazione pulita e bella da vedere, quindi non volevo le casse diciamo spiaccicate sulle portiere come si fa di solito nel tuning. Volevo qualcosa di bello, moderno, però allo stesso tempo tranquillo, tranquillo però potente ragazzi perché è un impianto veramente con tanti watt, ma adesso lo andiamo a sentire. E poi ragazzi diciamo, vabbè lasciamo quel T-Max. Diciamo, abbiamo mantenuto le prestazioni invariate, se non di più, perché uno potrebbe dire sì, ci hai messo questi cerchi grandi, l'hai abbassata così tanto, ma corre? O è solamente per bellezza? Non è solamente per bellezza, ragazzi, non è solamente per bellezza. 3, 2, 1. Non è solamente per bellezza, ragazzi. Questa viaggia di brutto, questa viaggia di brutto. Cioè, noi oltre a fare la macchina bella, l'abbiamo fatta pure veloce, ragazzi. Certo, non tiene come la versione originale, non tiene sicuramente, ragazzi, perché ti fai sta curva così, vedete, te la fai tutta driftando, quindi non è che tiene chissà che. Però è tranquilla, ragazzi, è tranquilla. Devo provare, accelerata bene senza che passa nessuno, capito? Eccola. Onesta, ragazzi, onesta. Più che onesta, più che onesta, più che onesta, ragazzi, molto più che onesta. È una bomba, è una bomba, parliamoci chiaro. Eccola ragazzi, guardate qua. E questa le piglia pure 350, ragazzi, sicuro. Vabbè, facciamolo. Vi devo far sentire qua ragazzi, aspettate. Ok, comunque andiamo subito dai Vagos. Dai Vagos, non è dai Vagos. Nel raduno che facciamo di solito noi, capito? Che è di qua. Perfetto ragazzi, siamo arrivati. Piano piano, piano piano, che questa tozza ragazzi, questa tozza. Eh sì, direi che macchine ne abbiamo ragazzi, ma vi assicuro, qualunque macchina c'è, non è come questa. Cioè, questo è un altro livello ragazzi. Adesso lì preparatevi, ci può stare pure l'Audi, la BMW, ma questa ragazzi, come l'abbiamo fatta noi, merita rispetto qua in mezzo. E mo' gli faccio sentire l'accelerata, sanno che sono io. Mamma mia, ragazzi. Eh sì, c'è un po' di gente, ragazzi. Ora ci fermiamo qua, ci guardiamo un po' le macchine e poi tra poco comunque proviamo un po' l'impianto audio perché neanche io l'ho visto. Allora, perfetto ragazzi, qua abbiamo modelli particolari, molto particolari direi. Direi molto particolari. Allora, questo qua si è presentato con un Alfa Romeo Giulia GTA M
Ok, quindi la versione ancora più pompata della Quadrifoglio Verde Alfa Romeo Giulia. Bella ragazzi, tutti i colori sgargianti particolari perché si usa fare così. Loro gli piace questo tipo di colorazione, questo mixaggio di blu, viola. Interessante ragazzi, Alfa Romeo Giulia, io sinceramente questa qua l'avrei lasciata originale. Rossa, fiammante, con lo spoiler nero, il classico, no? Vediamo i cerchi, vabbè i cerchi sì, sono rimasti quelli là suoi. Andiamo avanti ragazzi, qua abbiamo una Cadillac Escalade, quindi cioè era obbligatorio farla verde lime ragazzi, come puoi non farla verde lime? Dei Families, vedete questa qua spaziosa, bella, con i sedili in pelle, rifiniture in legno. Bella ragazzi, questa è una macchina proprio tosta, 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 ci puoi fare un sacco di missioni. Qui ragazzi abbiamo una BMW X5, questo colore non mi dispiace, sono tutte macchine che sono state riverniciate, con le pinze blu e come si chiama qua, i LED viola, non mi dispiace, non mi dispiace ragazzi, non mi dispiace per niente. Vedete quella all'interno blu? Bella macchina veramente ragazzi, bella macchina veramente, niente da dire, bella colorazione, mi piace veramente tanto questa. Andiamo qua, vabbè l'Audi RS6 non può mancare mai, finalmente qualcuno che l'ha fatta di un colore diverso, quindi arancio, mi sembra con LED dorati, ok, bella pure questa ragazzi RS6, però questa qua c'ha particolari in carbonio, robe così, capito? Quindi una versione sempre pepata dell'Audi RS6. Di qua ragazzi abbiamo queste due ragazze che hanno portato l'Audi RS Q8, bella. Bella, io dico bella perché comunque la vediamo in una veste diversa, quindi rosa, con i LED rosa e pinze rosse. Non male neanche questa, ragazzi, neanche questa è malvagia, veramente. Qui abbiamo una Range Rover, bella, ragazzi, di questo colore, verde acqua, credo, con sempre con LED azzurrini. Mi piace pure questa qua, ragazzi, molto molto bella. Questa è veramente bella, ragazzi, questa, scusate. Questa è veramente bella, top top, vedete, scarico a Krapovic. Da questa parte qua abbiamo la Ferrari puro sangue, top pure questa ragazzi, vedete col tetto stellato, interni blu, computerini. Questa qua è Mensoli, versione Mensoli, quindi veramente alto livello. Non ce l'ho neanche io questa macchina qua ragazzi, veramente top, vediamola meglio di qua. Eh sì. Bello l'accostamento, mi è piaciuto ragazzi, però se devo essere sincero, non mi convince l'azzurro. O forse sì, o forse sì. Bisogna un attimo guardarla un paio di volte per farsela piacere, perché questo grigio, questo nero accostato con l'azzurro. Ma sai che ti dico, non è male, non è male, non è male, non è male. Di qua ragazzi abbiamo una Porsche ragazzi verde lime, una Porsche verde lime, vedete qua la Cayenne Turbo. Questa qua diciamo è classica ragazzi, pinze rosse, cerchi lega e l'ha lasciata comunque verde lime con, come si chiama? LED verde lime. Vabbè, qui abbiamo la Jeep Compass 4x4 Limited Edition, interni rossi, verniciatura azzurra, me l'aspettavo così. Sincero, non me l'aspettavo così. Particolarissimo. Veramente particolare, ragazzi. Vabbè, di qua abbiamo la Mercedes AMG. Vabbè, di qua abbiamo la Mercedes AMG Black Series, ragazzi. Questa qua l'ha lasciata originale. Questa qua si vede proprio originale rossa. GT, vedete Black Series. È originale, questa qua non gli ha messo niente di tamarro. Da questa parte qua ragazzi abbiamo una BMW M2 G80, questa qua sì, l'ha ritoccata, vedete l'ha fatta questa verniciatura di questo grigio con cerchi lega neri e LED bianchi, bella ragazzi, bella veramente, mi piace veramente parecchio questa M2, la devo ricomprare pure io, guardate che schermone. E di qua ragazzi abbiamo la Mercedes, mi sembra GTS 63, vediamo GTS. GT63S, ok ragazzi, siamo avvicinati. Quindi color cromato, LED ambientali, ok, non lo so come si chiamano, aspetta, LED. Vabbè, sì, quelli là ragazzi, LED soft LED, non lo so, comunque specchio con LED viola, rifinitura sedili gialli,
LED rossi a terra e basta, quindi però non mi piace, ragazzi, non mi piace questo. Non mi piace per niente. Ah, ecco, vabbè, così quasi sto portando un po' di roba dalle vele. Sicuramente, ah, boh, va bene così. Perfetto, ragazzi, diamo inizio allo spettacolo, sentiamoci un po' di musica, sicuramente non ci sentiremo io e voi. Attiviamo qualche musica e ci sentiamo tra poco, ragazzi. True man, I'm free, I wake up a new episode. I pop out clean and skip be up a level though. She talk to me like I'm not me, I get it though. Yeah, I do it that top down. I keep it tune with a high power. Put it on me, I'm blessed. Young nigga blessed. Big bag, man, I face the sky, no stress. Keep no evil around me, can't ground me. I built it since when I had less. No hex on, God can't pause, nigga. Look at how far we progress. Whatever we doing, we keep it in flow. I don't see a thing about that paper. Like 5 days, I show out, I know it's my time late. Jump started this shit from online, baby. Whatever we doing, it's live, ain't it? They envy, defended, they pride, ain't they? Say how they feeling in my face. I'm fluid as fire in my team. It's stones in my ring and my eyes age. She told me she. Mamma mia, ragazzi, che macchinone, che impianto. Comunque, a posto così, ragazzi, se no qua ci stoniamo le orecchie. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Adesso Franklin se ne sta un po' qua nel raduno, si diverte un po'. E direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella!